a tutte e tutti da Alessio. Giornata ottava e penultima di ritorno per il campionato di Under 19 nazionale Girone M, giocano Gioia Riccia contro Lazio Calcio a 5, hanno andato al Lazio di Bianco Celeste, hanno vinto 4-3. Direttore di gara che fischia adesso è il signor Daniele Pirrino dalla sezione del Bano Laziale, con l'ausilio sempre dal Bano Laziale di Marco Giampaoletti. Cioli che ha battuto il primo pallone e in completo rosso attaccherà la destra verso sinistra. In questo primo tempo invece verso la vostra destra attaccherà la Lazio in maglia classica bianco celeste con pantaloncini e calzettoni prevalentemente bianchi. Un'altra rimessa laterale della banda di destra, Giacchini, passaggio lontano che si apre. Era la terz'ultima partita, infatti siamo arrivati al termine di questa prima parte di stagione, la stagione regolare, la parte del girone grande, poi dopo arriveranno i playoff. Intanto Passali tentato il tiro che è andato fuori con Pizzi. Prova ad andare Zandri, il tentativo di Zandri, palla fuori, palla in mezzo, arriva il tocco di Giacchini e c'è il gol del 1-0 della Cioli, anzi gol che va assegnato a Trimentini, 1-0 per la squadra di casa. Batterà proprio il numero 11, si va da Zandri, pronto Bertinelli a tornare in campo, palo, la tocca anche Gian Matteo. Tanto Passali, da dietro Quagliarini, bello il tiro del 50, va Zandri sempre da rimessa, adesso entra, la mette dentro Bertinelli, lasciato solissimo, deve solo appoggiare il numero 8, quota 19 in campionato per il giocatore biancoceleste, 1-1 Lazio. Gregorio, Marini, Gian Gregorio per Di Michele, scivola, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Quagliarini, palla per Pittanna, la mette dentro Pittanna, torna in vantaggio la Cioli a 2 minuti e 30 dalla fine del primo tempo. Segna Pittanna ed è il gol numero 8 per lui nel girone M di Under 19 nazionale. Pronto Lorenzo Bernoni, Rinaldi invece sistema l'ultimo compagno vicino al palo, cioè Ferruzzi. Può andare al tiro Bernoni, murato da Gian Gregorio, poi qua c'è un gesto anche avventato da parte di Gian Gregorio. Doppio giallo, espulsione per il numero 5, Bernoni. Prova con questi secondi a disposizione a dare 3-1 il tentativo. Chiude Rinaldi e finisce qui il primo tempo. Cioli 2, Lazio 1. Aveva aperto le danze Trimentini, ha risposto subito Bertinelli. Poi Pitan alla fine del primo tempo, 2-1 Cioli. Inizia il secondo tempo con la Lazio che ha battuto, Lazio che giocherà per qualche altro secondo per circa 30 in 4, dato che è stato espulso alla fine del primo tempo Gian Gregorio, Rinaldi, Zandri, Marini e Ferruzzi, invece Pitan, Trimentini, Giacchini, Bernoni e Gian Matteo dall'altra parte. Intanto che Bertinelli va in avanti, riesce a tenere il pallone per lui, la mette dentro il numero 8, pareggio e doppietta per Bertinelli, gol numero 20 in campionato. Pizzi per Zandri, prova a recuperare Passali, ci riesce il numero 30 e qua c'è fallo. Anche ammonizione,
Sì, ammonito Zandri, doppia ammonizione. Anche il numero 9 espulso. 10 minuti, 14 secondi da giocare. Poi sirena finale. Marini, pressione di Quagliarini. Ancora Marini, va a lungo. La prende Gian Matteo. Servito Pittan. Dall'altra parte Rinaldi. Bello il pallone tagliente per Bertinelli. Va da Ferrucci. Para Gian Matteo. Bertinelli. 7 minuti e 30 da giocare. Buona la palla verso Pizzi. Ottima la chiusura di Pittan. Che corre. Pittan sulla sinistra. Pittan. Para Rinaldi. Quagliarini. Mura, Marini, Bertinelli sul punto di battuta, c'è Gian Matteo che si allunga, sbaglia Bertinelli, Marini, prova ad andare Marini, palla per Ferrucci, di poco sopra la traversa, ne recupera poi Leonetti, prova il tiro, non si rende conto di dove era il pallone numero 16, Marini, Lazio che vuole tenersi in attacco. Prova ad andare Ferrucci, c'è il gol del numero 11, quota 28 in campionato, si lamenta la panchina, la palla era uscita dicono, intanto Lazio 3-2. Bernoni, 3 minuti e 10 da giocare, Giacchini. Quagliarini a sinistra, c'è Marini su di lui. Palla per Bernoni. Ancora Bernoni! Rinaldi! Bella parata. Video a Pittan che adesso può battere. Può andare Pittan! Segna il 16! Doppietta per lui! Marcatura numero 9 in campionato per Pittan. 3-3. Bernoni manda in avanti. Ferruzzi riesce ad intercettare, lotta con Pittan, Quagliarini, ci potrebbe essere lo strappo per un fallo, Pittan! Lascia scorrere il direttore di gara, a 20 secondi dalla fine, segna Pittan, tripletta per lui, riesce a recuperare con un Quagliarini che è ancora a terra la Scioli, Pittan va a quota, 10 gol in stagione. Bernoni va a lungo verso Trementini, la caccia Trementini, non è riuscito a calciare, Rinaldi per Bertinelli, ultimi 7 secondi, il tiro, Gian Matteo! 3 secondi al termine, Bertinelli prova una deviazione, la tocca a Giacchini, suona la sirena, all'andata ha vinto la Lazio 4-3, qui al Pala Kilgour se la porta a casa la Scioli vincendo 4-3 a 20 secondi dalla fine con un gol di Pittan. Siamo con Armando Motta, mister Rosigna ha chiesto a lei di essere intervistato. Partita difficilissima, siete riusciti a portarla via con i denti all'ultimo proprio. Sì, vabbè, ringrazio il mister per questo onore di fare questa intervista. Sì, partita molto difficile contro una squadra bella tosta, preparata. Loro stanno a lottare per tutto quanto per andare in playoff. Noi avevamo quelle piccole possibilità di arrivare ai playoff. Abbiamo giocato tutte le nostre carte per arrivare a questi playoff e vediamo un attimo che succede. Adesso manca l'ultima gara, anche come anche se ha detto lei, manca veramente poco alla fine del campionato. Cosa pensa in generale di questa stagione? Allora, vabbè, sì, manca l'ultima gara, noi proviamo di far bene pure nell'ultima gara e sperare risultati. La stagione, vabbè, è stata una stagione un po' difficile, i bassi, dove abbiamo perso partite proprio alle scadere del tempo. Per mancanza di esperienza, mancanza di concentrazione da parte dei ragazzi, però vabbè, è un lavoro che stiamo facendo tutti questi anni e si devono crescere e vabbè, indipendentemente di come andrà alla fine del campionato, noi continuiamo a lavorare pensando sempre nel futuro.
Io la ringrazio, le faccio in bocca al lupo a lei e a tutta la squadra. Ok, grazie mille, niente, ci vediamo alla prossima.